Negozi aperti, ma vuoti. Quasi a voler zittire le endemiche polemiche sull'esiguo numero di negozi aperti nel mese di agosto, che frena le ambizioni di Napoli a diventare una città turistica di livello europeo, quest'anno i commercianti hanno tenuto alzate le loro saracinesche. Peccato che sia stato quasi inutile. Nonostante le poche partenze per le vacanze, non ci si faccia ingannare dalle strade deserte, i dati sui consumi sono negativi. Preoccupato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni. La situazione del terziario, quindi sia quella del commercio, delle piccole microimprese, dell'artigianato, sono una situazione molto pesante. D'altra parte c'è una situazione economica grave, ulteriormente accentuata da queste forti tassazioni. Napoli è l'IMU, paga l'IMU, diciamo, più alta d'Italia, c'è un vero crollo dei consumi, c'è una situazione obiettiva dove la gente davvero non arriva a fine mese, ma davvero non arriva a fine mese, dove laddove ci arriva tende al risparmio come elemento anche psicologico, perché non sa cosa c'è dietro l'angolo, perché, come dire, è spaventata da mille situazioni, quindi una situazione, un gelo completo dei consumi. Tante le iniziative messe in campo dall'ente camerale per risollevare le sorti del commercio e dell'economia napoletana, ma a parte il sistema dei confidi, che pure qualche buon frutto l'ha dato, la palla resta in mano al governo. Il problema vero, il problema è che in effetti anche con i saldi anticipati, non anticipati, diciamo, non si è schiodato come dire, non ci si è schiodati di un millimetro, perché la situazione economica obiettivamente è quella che è. Noi stiamo dando iniezioni, per quello che possiamo come Camera di Commercio, iniezioni di fiducia forte attraverso il sistema di accompagnamento dei confidi per l'accesso al credito, che è l'unica strada al momento per la nostra portata percorribile. Altre sono responsabilità governative, regionali e di altre istituzioni che, come dire, devono farsi carico di questo.